Buonasera a tutti, sono qui per presentare il mio terzo libro, Universo, conoscerlo per vederlo. È un libro un po' diverso dagli altri due che ho scritto perché mi sono avventurato in un campo, possiamo dire, che non è mio. Non è mio fino a un certo punto. Io ho parlato di storia. Anche se questo non è un libro di storia, tratto la storia dell'astronomia, però rientro nel mio campo perché si può dire che questo è un libro di storia dell'osservazione dell'astronomia. Ma vi racconto anche poi brevemente come è nata l'idea, perché l'idea di scrivere questo libro a me è venuta all'improvviso. Forse come è venuto all'improvviso anche l'idea di scrivere gli altri due, però questa qui è un po' particolare, lo è effettivamente. Mi trovavo su in alta montagna con il piccolissimo binocolo, il Fujinon 25x150. Chi di voi ha visto che è un qualcosa di mastodontico. Stavo osservando anche con quel binocolo le galassie, benché quel binocolo tira sugli oggetti, quel binocolo tira sugli oggetti estesi, come gli ammassi aperti, le nebulose e tutto il resto. Ecco, però stavo osservando la galassia M51, quando ho notato che questa galassia mostrava segni della sua struttura chiaramente spiraliforme. Ora mi spiego, io non è che vedessi le spire disegnate come in fotografia, però riuscivo a seguire un andamento spirale. E lì c'è stato proprio il lampo, no? Perché ho detto: ma questo è un binocolo, vabbè, è un super binocolo, è paragonabile a uno strumento singolo, cioè non binoculare da 180 mm, tutto quello che vogliamo. Ma è ben diverso dai telescopi che avevano a disposizione gli osservatori del passato. Non mi riferisco a Galileo, mi riferisco agli Herschel. E allora ho detto: com'è che io posso distinguere cenni di struttura in questa galassia? E abbiamo dovuto attendere Lord Rosse per scoprirla la struttura, quindi col suo mostro da 182 cm di diametro. Ecco, da lì è partita l'idea, perché mi sono chiesto quanto influisce la conoscenza sull'osservazione, sulla percezione stessa degli oggetti. Perché la differenza tra me, gli Herschel, Lord Rosse e gli altri che non hanno individuato la struttura, in definitiva è la conoscenza. Io so benissimo che la 51 è una spirale, Lord Rosse e tantomeno gli Herschel non lo sapevano. E allora da lì è nata l'idea. Sono partito con una ricerca, ovviamente anche a livello storico, ho confrontato le osservazioni del passato con quelle del presente, per cercare di capire come mai e soprattutto quanto ha influito la conoscenza di quello che noi, alla luce dell'attuale tecnologia moderna, sappiamo. Quindi, siamo veramente figli del nostro tempo e in realtà questo libro è figlio di questo pensiero. Il libro si compone di quattro capitoli che affrontano ognuno in maniera diversa, ma sono legati ovviamente tra di loro, il motivo di fondo che è la conoscenza di quello che si vede. Anche il titolo, Universo, conoscerlo per vederlo, in realtà è stato pensato all'ultimo momento, perché io nella realtà dei fatti avevo chiamato questo libro semplicemente Conoscere per vedere. Poi effettivamente si è deciso di utilizzare questo titolo perché è più evocativo e fa pensare più al cosmos. Conoscere per vedere era forse un pochettino più più stringato, ecco. Però in definitiva la domanda che poi viene affrontata in tutti e quattro i capitoli è proprio quella. Quindi diciamo che
accendiamo questi quattro capitoli che parlano della storia dell'osservazione, della storia della percezione, della storia della psicologia anche dell'osservazione. Cioè, in tutto il libro, adesso, indifferentemente dai quattro capitoli che poi adesso affronteremo, però la trama di fondo è come posso osservare dettagli in oggetti celesti così diafani, così deboli, sono più estesi, sono meno estesi, hanno diversa natura. Diciamo che è questa l'indagine, no? L'indagine che poi ogni osservatore del cielo profondo, io qua mi riferisco essenzialmente all'osservazione visuale, si dovrebbe porre. Perché l'osservazione visuale, io sono un visualista quindi parlo di osservazione visuale, dovrebbe farci riflettere su quello che facciamo. È bello quello che facciamo, però è utile forse a riflettere su quello che facciamo, sulla strumentazione che utilizziamo, sugli oggetti che riusciamo a vedere, sugli oggetti che non riusciamo a vedere, il perché non riusciamo a vederli. Ma paradossalmente questo libro si prende la briga di affrontare il perché riusciamo a vederli, perché se è normale chiedersi perché non sono riuscito a vedere quella galassia, quell'ammasso, quel particolare, appare meno normale chiedersi il perché sono riuscito a vederlo. In fondo, quando uno è riuscito in una cosa, non si chiede perché è riuscito. Nella vita di tutti i giorni noi vediamo gente che si chiede ma perché ce l'ho fatta? Cioè, vedere uno che si dice ma perché ce l'ho fatta ha sapore di follia. E forse un pochino folle, magari lo sono anche. Però in sostanza è proprio questo. Io mi sono domandato il perché riusciamo a vedere le cose. E non è così scontato, perché forse non ce lo domandiamo mai, ci domandiamo sempre perché non riusciamo a vederle, perché quando non riusciamo a vederle le cose non ci appaiono scontate. È ovvio, non la vedo, non è scontato e basta, e punto. Ma se io la vedo, appare scontata. È lì il problema. Il problema è quando poi si ritengono le cose scontate. Ma andiamo a vedere, per carità, sommariamente quello che viene trattato in questo libro. Dicevo, il libro si compone di quattro capitoli legati tra di loro, però ognuno può essere letto a sé stante, come una parte a sé stante. Ma soprattutto ogni capitolo può essere letto prima del capitolo precedente, senza mettere a repentaglio la comprensione o la degustazione, se vogliamo, del libro. Perché sono stati scritti in maniera indipendente, anche se correlata. Ad esempio, c'è il capitolo terzo che è condito con una pletora incredibile di tecnicismi. Ecco, se uno in quel momento non si sente di leggerlo, o non ha voglia di leggere, di immergersi in tecnicismi, può tranquillamente saltarlo. Questo non va a inficiare la lettura dello stesso. Quindi veniamo brevemente alla descrizione del libro. Il primo capitolo pone l'occhio su l'antico e il moderno. L'antico e il moderno non solo come osservazione telescopica, ma soprattutto come osservazione ad occhio nudo. Perché noi siamo talmente abituati a trattare l'astronomia da un punto di vista moderno che ad occhio nudo per noi non è più astronomia. E questo è un male, perché ci sono tanti oggetti celesti, io conosco diverse persone, io stesso mi sono cimentato in questo, che dedicano intere serate alla disamina della volta celeste ad occhio nudo. Cioè, cosa riesco, quali oggetti riesco a vedere io ad occhio nudo e quali non riesco a vedere? E allora vediamo che c'è una categoria di oggetti che non penseremo mai di riuscire a vedere ad occhio nudo se non li andiamo a cercare. E qui arriva la prima sorpresa. Allora, si dice che M2, l'ammasso globulare nell'acquario, può essere distinto sotto cieli eccezionali, se vogliamo, osservatori dotati di una certa vista, esperienza, eccetera, ma può essere strappato al fondo cielo all'occhio nudo. Ci sono molti oggetti celesti, basta andare nel Sagittario, vedere M8, vedere
M22, questi oggetti che veramente noi pensiamo che siano esclusivamente telescopici, non è vero. Si possono vedere a occhio nudo come macchiette, però se le vado a cercare mi rendo conto che le vedo, non le vedo se non le vado a cercare. Ecco, questa è un altro, un'altra problematica interessante che viene sollevata nel libro. Se io so che un oggetto è presente, il mio sapere che l'oggetto è presente facilita il suo ritrovamento. In questo noi siamo, per ovvi motivi, avvantaggiati rispetto a chi ci ha preceduti, perché noi possiamo vantare il senno del poi, cioè io lo so perché lui ha scoperto l'oggetto, ne ha dato le coordinate e quell'oggetto è là. Allora posso anche domandarmi: quell'oggetto non c'è, non lo vedo, perché non lo vedo? Messier, Herschel, Lord Rosse, Le Gentil, eccetera, non potevano dire perché non lo vedo, perché non sapevano che c'era. Ecco, questo è un altro vantaggio. Un altro consiglio che io mi permetto di darvi questa sera è il seguente: bisogna stare decisamente, ma decisamente attenti a fare i paragoni antico-moderno. Cioè, se io mi cerco di immedesimarmi negli osservatori che ci hanno preceduti, poi in realtà è quello che mi sono proposto di fare, so che ci riesco fino a un certo punto. Cioè, non ho nessun modo di calarmi nella mente degli Herschel, semplicemente perché dovrei tornare con la macchina del tempo all'epoca degli Herschel e assumere la forma mentis che avevano gli Herschel, la conoscenza che c'era all'epoca di Herschel, non sapere quello che so adesso, e questo è letteralmente impossibile. Quindi io devo fare uno sforzo, devo cercare di estrapolare, devo cercare in un certo qual senso di dimenticare quello che so per vedere quello che potevano accedere a quello che potevano accedere loro. E questo è stata la parte, secondo me, più difficile nello scrivere questo libro. Ma non solo nello scriverlo, dovremmo averlo presente anche mentre lo leggiamo. Allora, vediamo il primo capitolo, antico moderno, si parla di occhio nudo, si parla su cose molto interessanti come, come l'individuazione della grande spirale M31 da parte del persiano al-Sufi, che aveva a disposizione un cielo che era proprio leggerissimamente migliore di quello che abbiamo a disposizione. Non temete, non sto dicendo nelle città, perché se no, cioè, ma anche quello che abbiamo a disposizione nelle nostre alte montagne. Cioè, pensate, questo osservava dal deserto, chi di voi c'è stato, io conosco della gente che c'è stata nel deserto e mi dicono che la Via Lattea è un qualcosa di disarmante, no? Voi immaginate all'epoca di al-Sufi nel deserto che razza di cielo doveva avere il nostro e che razza di M31 doveva aver visto l'occhio nudo, anche perché ad occhio nudo l'ho ricercata e la ricerco diverse volte anche io, riuscendo a notare diversi particolari come il nucleo, il disco, l'alone, a seguirlo per un certo con la visione distolta per una certa distanza dal nucleo. Figuriamoci cosa poteva fare sotto un cielo che era decisamente più qualitativo, uno come al-Sufi. Bene, ma come mai al-Sufi non ha riportato l'osservazione dell'ammasso stellare NGC-752, che è nella vicina costellazione del Triangolo? Come mai al-Sufi non ha riportato la visione della galassia M33? Io mi ricordo che la galassia M33 riuscivo a vederla utilizzando la visione diretta, quindi non distorta, da Col del Nivolet 25-28 anni fa, la dice lunga sulla trasparenza del cielo, perché a oggi, sempre dal medesimo posto, la galassia M33 la vedo ad occhio nudo, ma non riesco più a vedere in visione diretta, devo andare a cercare in visione distolta. Quindi anche sotto cieli incontaminati e belli come quello del Col del Nivolet, bisogna ammettere che c'è e comincia, ahimè, a vedersi anche un certo degrado. Quindi se la vedevo io da Col del Nivolet, non poteva non vederla al-Sufi da quel posto maestoso dal quale lui osservava. E quindi la domanda è questa: perché lui non l'ha vista e noi la vediamo? Ed ecco una possibile risposta: perché noi sappiamo che c'è e lui non lo sapeva.
qualcuno di voi potrà dire va bene, anche se non lo sapeva, comunque se una cosa c'è, non sapeva neanche che c'era la 31, è vero, però la M33 come si vede a occhio nudo? Cioè la 31 si vede, è bella corposa, è bella massiccia, è bella luminosa. La 33 è impalpabile. Bisogna anche vedere la l'importanza che noi diamo a un oggetto. E vediamo l'importanza. Quindi per noi quel chiarore che si vede a malapena e che si distingue in visione distolta è una galassia che dista 2 milioni 600 e spingi anni luce. Per Ashufi non significava nulla. E allora vediamo che forse questo è il primo scoglio da superare nel confrontarci con chi ci ha preceduti. Quindi anche ad occhio nudo ci sono delle domande interessanti che uno si può fare. Si affronta per esempio la figura del grande Tico, questo osservatore che è stato l'ultimo osservatore in epoca pretelescopica. Tutti ricorderanno che le osservazioni di Tico sono poi valse a Keplero, che ha formulato le sue famose leggi. La precisione delle osservazioni di Tico, che ricordo sono state fatte ad occhio nudo, sono poi servite a Keplero per formulare le sue leggi. Ora io vorrei solo far riflettere su un punto. La risoluzione angolare dell'occhio nudo ammonta a un primo d'arco. Ora io ho fatto delle ricerche, ho fatto delle personali ricerche, perché ho portato della gente su in alta montagna e ho fatto vedere ad occhio nudo la coppia Alcor-Mizar, che dista 11 primi d'arco. Ora, la mia domanda è questa. Molti osservatori li ho dovuti vedere che dovevano proprio acuire lo sguardo, dovevano dire aspetta, sì, forse, sì, abbastanza. Dopo un po' riuscivano a vederli. Ho notato che non è un'osservazione ritenuta facile, questo dalla media della gente. Ma noi stiamo parlando di una prestazione al Alcor-Mizar che è circa 10-11 volte maggiore, cioè minore di quella di Tico. Cioè Tico ha distinto oggetti 10 volte più sottili. Allora forse cominciamo a riflettere sul fatto che lui ha potuto farlo, avesse servito dei quadranti, delle sfere armigliari, tutto quello che vogliamo, però ha sviluppato e ha portato al massimo livello la capacità del nostro occhio. E oggi che ci appare così scontata, no? Ecco le cose che ci appaiono scontate. Invece no. Vediamo quindi la valenza di un astronomo che non aveva nessun ausilio ottico e che pure ha portato il progresso in astronomia. Poi un'altra parte interessante, almeno a mio avviso, all'interno del libro, è quella dedicata all'osservazione, o per meglio dire, alla mancata osservazione della nebulosa M42 da parte di Galileo. È veramente scioccante, ma scioccante con senno di poi. Per quello vi dico, bisogna stare attenti, no? È veramente scioccante che Galileo, pur avendo riportato nel suo Sidereus Nuncius una mappa, stavo per dire dettagliata, Galileo non ha mai fatto caso al dettaglio, alla precisione, lui voleva far capire quali erano le potenzialità del suo cannocchiale. Però ciò non toglie che Galileo ha disegnato, sebbene non in scala, ha disegnato oggetti come le Pleiadi, ha disegnato benissimo la cintura di Orione, la spada di Orione, la 42 è situata nella spada, ma Galileo non ne fa menzione. Verrà scoperta l'anno dopo da un osservatore che certo non aveva la conoscenza di Galileo, e questo sembrerebbe andare in diretto contrasto con conoscere per vedere, no? Se conosco riesco a vedere. Però molto probabilmente Galileo potrebbe anche aver attribuito una natura non completa la 42, cioè non riesco a risolverla semplicemente perché il cannocchiale non mi permette di farlo. E tant'è vero che lui critica osservazioni del passato per quanto riguarda una sospetta nebulosità nei pressi di Meissa, Lambda Orionis, dicendo no, quelle sono stelle, non è una nebulosità. Quindi anche in questo caso vediamo come funzionava la forma mentis degli antichi, cioè che importanza do
a quel tipo di osservazione. E soprattutto se io do un'importanza massima, allora mi preoccuperò di segnalare la presenza. Ma se io do un'importanza minima o nessuna importanza, allora io non mi preoccuperò nemmeno di portarla avanti. Esempio conclusivo per quanto riguarda Galileo. In una sua osservazione riporta addirittura il pianeta Nettuno, ma lui lo riporta come una stella fissa, cioè lui lo riporta come una stella. Ma voi pensate alla scoperta epocale che si è lasciato scappare, non volendolo ovviamente, mi rendo conto. Perché? Cioè, pensate allo scalpore che ha fatto la scoperta di Urano a seguito della scoperta di Urano di Herschel, no? Cioè, che gli ha permesso poi di avere tutte quelle sterline, di poter diventare un astronomo professionista, quindi avere un vitalizio e via discorrendo. Pensiamo Galileo, no? 150-200 anni prima cosa avrebbe potuto fare con la sua scoperta. Però per dire l'importanza che noi diamo, un po' come l'importanza se io vedo un quasar, lo vedo come un puntino luminoso e mi comincio a provare qualche brivido se dico che quello potrebbe distare 1 miliardo di anni luce, ma per uno che non sa, cioè quello è un puntino luminoso e basta. Quindi è interessante questa disamina su Galileo. Poi un confronto che bisogna anche fare, ed è doveroso farlo, è tra gli strumenti che avevano a disposizione gli antichi e gli strumenti che abbiamo a disposizione noi oggi. Non bisogna poi liquidare troppo in fretta la differenza tra noi, tra virgolette, e loro, tra virgolette. Bisogna prendere in considerazione un fatto abbastanza semplice, però abbastanza cruciale anche. È quello che dicevo all'inizio della questa chiacchierata, che ognuno veramente è figlio del proprio tempo. Allora noi pensiamo a Messier e a me è capitato, poi non so, a voi che mi ascoltate, non so a chi di voi gli è sfiorata l'idea. Ma quando io osservo per esempio un oggetto, senza andare a scomodare la magnifica M42, ma molti altri oggetti Messier, e li vedo spettacolari, con aperture certamente non importanti, il classico 10 cm, 15 cm, e vado a vedere poi le descrizioni che ha fatto l'astronomo francese, nebulosa senza stelle, nebulosa debole senza stelle, ma dico ma come mai questo qui, una roba terrificante, me la liquida così, per forza. E vai a vedere gli strumenti che c'aveva Messier, vai a vedere che Messier operava con degli strumenti che avevano un diametro di 5, 6, 7 centimetri e una lunghezza focale di 8, di 12, di 20 metri, perché comunque erano composti da una lente singola, quindi erano neanche telescopi acromatici, erano telescopi cromatici con una lente sola. Messier se li sognava la notte i telescopi acromatici, ma poteva sognarsi i telescopi acromatici perché conosceva il doppietto acromatico, ma non se lo poteva permettere. E infatti la prima stesura del catalogo di Messier, che comprende dagli oggetti da M1 a M45, è stata fatta con questo genere di strumentazione. Solo nella seconda parte del catalogo Messier ha potuto accedere a strumenti a rifrattore acromatici, per lui un sogno, e ha potuto per una minoranza utilizzare il riflettore da 200 mm in speculum, e poi lo vedremo più avanti che cos'è questo speculum, magari molti di voi lo sanno, questi telescopi fatti da una lega di rame e stagno dell'Osservatorio Astronomico di Parigi. Allora non dobbiamo nemmeno veramente poi andare a meravigliarci del fatto che Messier abbia dato delle descrizioni così scarne, o almeno a noi moderni appaiono così scarne, senza contare il fatto che Messier osservava da Parigi, e persino nella Parigi del suo tempo aveva una magnitudine limite allo zenith, pare alla quarta. Quindi praticamente Messier non è che si trovava inserito in condizioni migliori delle nostre, no? Poi c'è anche l'immaginazione, no? Che invece noi pensate dove erano questi, invece no, Messier osservava da un cielo abbastanza inquinatuccio, e quindi bisogna tenere conto di questo.
E qui ho parlato degli strumenti di Messier e più avanti lo amplieremo questo discorso quando poi vedremo Herschel, gli Herschel, quando vedremo Lord Rosse, eccetera. Anche il libro, ad esempio, si preoccupa di illustrare brevemente, perché l'ho già detto all'inizio, questo non si può e non si deve arrogare questo libro, la presunzione di essere un libro storico dell'astronomia. Questo non è un libro della storia dell'astronomia. Ripeto, questo è un libro casomai che tratta dell'osservazione storica dell'astronomia, osservazione visuale, è un confronto. Ci sono delle brevi, ma proprio brevi, diciamo che sorvoliamo, biografie di grandi osservatori del passato, Messier, la saga degli Herschel, Lord Rosse, Le Gentil, Messiaen e altri, quelli che hanno contribuito almeno a fare la storia dell'astronomia. Emergono delle cose interessanti come verso la fine del 1700, gli inizi dell'Ottocento, noi vediamo la famiglia degli Herschel praticamente dominare la scena delle osservazioni del loro tempo, perché non c'era nessun altro su tutto il pianeta in grado di avere degli strumenti che potevano competere con quelli degli Herschel. Quindi loro avevano praticamente l'esclusiva per un certo genere di osservazione. Quindi non ci meravigliamo nemmeno se il catalogo NGC sia per tre quarti riempito con oggetti scoperti dal padre, quindi William, da suo figlio John e in minoranza, anche se c'è comunque, dalla sorella di William Herschel, la Caroline Herschel. E poi ci sono contributi di altri. Proprio perché non c'era tutto il confronto che abbiamo oggi di strumenti, di osservazioni. Poi bisogna anche fare un'altra riflessione. Noi oggi possiamo contare su telescopi di diverso diametro. Se io faccio delle osservazioni con mezzo metro, non sono l'unico a fare l'osservazione del mezzo metro sull'intero pianeta, ma ce ne sono tantissimi altri. Quindi io posso avvalermi del confronto, di un sano confronto, anche con colleghi osservatori di pari esperienza o di esperienza anche superiore, che osservano con telescopi di questa classe. Nel passato questo confronto non c'era, sia perché mancavano proprio gli strumenti, abbiamo visto, sia perché comunque nel passato io non ci vedo Lord Rosse chattare col telefonino con John Herschel. Ciao John, stasera cosa fai di bello? Ah, sto buttando un occhio alla 17. Quindi c'erano proprio questi limiti anche dal punto di vista tecnologico, no? Quindi c'era meno interscambio, il mondo era più ampio di come non lo sia oggi, specialmente con internet poi, no? Che le distanze si sono accorciate, ed è bene che sia così, quindi abbiamo la possibilità di confrontare e di confrontarci. Quindi vediamo anche chi erano questi astronomi, ma soprattutto, più che chi erano, vediamo il contesto nel quale erano immersi. Parlo prima di Galileo, delle convinzioni che aveva Galileo, ma anche le convinzioni che aveva Herschel. Andiamo avanti per esempio con la disamina di alcuni oggetti persi da Messier, persi e oggetti mancati da Messier, perché c'è differenza tra oggetti, dire oggetti persi e dire oggetti mancati, perché gli oggetti persi di Messier sono stati persi perché comunque quando Messier ha steso il suo catalogo, il suo famosissimo catalogo, collaborava con altri osservatori, in special modo con Messiaen, che gli mandava i dati degli oggetti da lui scoperti, visto che comunque sia la prima edizione, specialmente la prima, ma anche la seconda, è uscita in pubblicazione a rigor di termini, cioè Messier si è trovato all'ultimo momento di dare delle posizioni così senza andare a controllare. E allora lì si sono creati poi dei pasticci, perché se tu mi vai a dare un oggetto e senza darmi la posizione o una posizione corretta, poi rischi di non trovarlo, ed è quello che è successo a diversi oggetti Messier. Il caso eclatante che viene trattato nel libro con una certa dovizia di particolari è il caso di M102 NGC 5866, parliamo della galassia nel Drago, e di tutto il discorso che si può fare. Quindi c'è chi la ritiene un doppione di M101,
c'è chi non la ritiene un doppione di M101, e tutto questo perché è stato riportato un errore nelle coordinate da parte dell'osservatore francese. Quindi questi sono gli oggetti persi da Messier. Poi ci sono gli oggetti mancati da Messier. E per oggetti mancati io intendo quella serie di oggetti altrettanto spettacolari che non sono entrati a far parte del celebre catalogo. Vero, una cosa vera è che Messier non si è mai sognato nemmeno di notte di compilare un catalogo a mo' di una lista di oggetti spettacolari da mettere a disposizione. Poi nel futuro poi gli astrofili osserveranno questa lista di oggetti spettacolari. L'intento di Messier era quello di sbarazzarsi per lui e per altri colleghi ricercatori di comete di oggetti dall'aspetto fuzzi, dall'aspetto indefinito, nebuloso, che potevano essere scambiati per comete. Quindi lo scopo principale del catalogo di Messier è quello, non una raccolta di oggetti spettacolari. Questo bisogna anche tenerlo ben in mente. Però anche alla luce di questo, noi vediamo che ci sono degli oggetti stile l'M45, l'M44, sono oggetti veramente, cioè, l'M45 ha tutto fuorché la natura di cometa, no? M44, cioè, può sembrare una nebulosa a occhio nudo, ma cede alla risoluzione col più piccolo dei cercatori, ma però ci sono degli oggetti che Messier non ha inserito nel catalogo e che per quanto mi riguarda restano un mistero. Se pensiamo, cito un esempio, ne ho parlato anche nel libro. Citiamo per esempio la galassia nel Leone NGC 2903. La 2903 nel Leone ha una luminosità molto alta, è facile, è un oggetto molto facile, anche con piccoli binocoli. Se pensiamo che è osservabile facilmente, almeno come la vicina coppia di galassie M95 e M96, senza andare a scomodare la M105, ma questi ci sono nel catalogo. La 2903 non c'è nel catalogo. Altri oggetti, quindi, o il doppio ammasso, anche chi per sé, che non è ospitato nel catalogo di Messier. Ecco, sono questi che gli oggetti che fanno riflettere come oggetti mancati. E questo è un fattore che ci dovrebbe indurre a riflettere sulla precisione, anche ai giorni nostri, nel riportare le osservazioni. Poi si va avanti analizzando, poi entrando nel cuore del libro, vedendo come mai gli Herschel non hanno visto le spire della 51 mentre l'Orlo Rosso le ha viste. Qui c'è un piccolo preambolo da fare. William Herschel ha osservato la 51 ma non ha fatto cenni alla sua struttura. John Herschel, con un suo speculum da 47 cm, ha osservato la 51 e ha fatto cenni della sua struttura, consistenti in una struttura d'anello. Era una struttura chiaramente soggiacente, cioè era la struttura che oggi noi tutti conosciamo, ma che Herschel non è riuscito a conoscere, non è riuscito a riconoscere, scusate, perché non la conosceva. Lord Ross invece con il suo 183 centimetri riuscì dove John non era riuscito. È da notare che John Herschel però da cenni di struttura consistenti in un anello eccetera con uno speculum da 47 centimetri. Lord Ross non dà nessun cenno di struttura osservando la 51 con il suo telescopio più piccolo del Leviatano, che era un 910 mm, cioè io sto parlando di 91 cm, sempre in speculum. Ricordo che lo speculum, questa lega di rame e stagno, ha un potere di riflettanza che vale circa la metà degli specchi in Pyrex, eccetera. Non avevano di certo i depositi di argento, non erano quarzati, non avevano la stessa precisione sul fronte d'onda, si ossidavano ogni 3-4 mesi, quindi bisognava rilucidarli, cioè, quindi perdevano con una facilità estrema la capacità di riflettere questi specchi. Pensiamo anche a questo quando paragoniamo le nostre osservazioni con le loro, no? Perché è da notare questo. Poi io posso
portarmi il mio mezzo metro su in montagna, altri colleghi astrofili, amici di vecchia data si portano i 63 e 64 centimetri su in montagna, c'è chi si porta i 70, e, insomma, la gestiscono in due persone. Pensiamo a Lord Ross, che con il suo 183 centimetri, che aveva le prestazioni di un moderno 50 comunque, se vai bene ad analizzare, anche questo comunque è trattato nel libro, e doveva essere mosso da degli operai. Pensate al 122 centimetri di Herschel, che non l'ha mai utilizzato perché è volato da 3 metri, insomma, con tutto il pericolo che ha avuto, no? Quindi anche, c'è anche da pensare questo. Quindi diciamo che nel primo capitolo è riportata questo genere di argomentazioni, con una grande attenzione nei particolari. Il secondo capitolo porta l'intento del libro, Conoscere per vedere, il titolo originario del libro. In questo capitolo si mette il punto sul fatto che noi abbiamo un'osservazione, o dovremmo avere un'osservazione non passiva ma attiva. E ciò che vediamo dipende fortemente da ciò che conosciamo, che non è un qualcosa da poco da prendere in considerazione, specie per chi fa dell'osservazione visuale una sua passione per la vita, diciamo così. Succede a me. Bisogna chiedersi certe cose, bisogna quindi chiedersi del perché io vedo certe cose solo dopo che ne conosco la presenza. Faccio un esempio che potrà servire a chiarificare. Allora, possiamo parlare di due fattori, esperienza e predisposizione. In tutte le attività umane c'è la predisposizione. Cioè, si entra all'università, in centro a studiare fisica, tutti studiano fisica, ma su 100 che escono studiano fisica esce un Einstein. Non è che su 100 escono 100 Einstein, ci va anche quella che viene chiamata predisposizione, cioè chi è naturalmente predisposto a una certa attività riesce meglio o riesce prima di altri che sono meno predisposti a quell'attività. Questa è un'umana condizione, non mi sembra di dire niente di nuovo, anzi sono sicurissimo che non sto dicendo niente di nuovo. Quindi questa è la predisposizione. Un'altra cosa è l'esperienza, un'esperienza che non ci si può, almeno non ci si dovrebbe permettere di confutare, perché se confutiamo il fatto dell'esperienza abbiamo abbattuto uno dei capisaldi del buon senso anche dell'esperienza. Vi porto un esempio. Con un amico, adesso osserva con un telescopio di un certo diametro, lui aveva un telescopio piccolo, aveva un telescopietto, cioè fatto di un 6 centimetri, e ha puntato l'ammasso aperto M11 nello scudo. Lui mi faceva notare che questo oggetto non è riuscito a risolverlo. Non con un 60 mm, perché qui mi sto confondendo, con un 250 mm, quindi un'apertura ben superiore. Ecco, lui mi diceva che all'inizio non è riuscito a risolvere M11. Quando io ho cominciato a risolvere M11 con il classico 114, c'è solo un problema, e da lì mi viene da pensare, no? E il problema è il seguente: quando questo amico osservò per la prima volta M11 con 25 cm, aveva 48 anni. Quando osservai io l'M11 con 114, ne avevo 13, 14 anni. Allora c'è la giovane età, sì, ma può esserci anche la predisposizione, sì. Ma senz'altro c'è anche l'esperienza. Perché questo amico oggi M11 non solo lo risolve, ma lo spappola, perché l'ha visto più di una volta, quindi ha fatto esperienza di quello che ha visto. Quindi questo possiamo portarla proprio come esempio classico di esperienza all'opera. Il terzo capitolo, che è stato scritto in collaborazione con il professor Giancarlo Favero, è un capitolo che tratta di considerazioni tecniche. Noi abbiamo parlato di possibilità di distinguere tonalità cromatiche in nebulose brillanti,
utilizzando degli strumenti che hanno un certo diametro sotto un certo cielo e puntualizzando il fattore esperienza, ma soprattutto in questo campo, molto più che in altri, vale il fattore predisposizione, almeno su certi oggetti. Io dico solo una cosa: i limiti sono fatti per essere abbattuti, ma i limiti imposti devono essere misconosciuti perché frenano la ricerca. Cioè io non posso limitarmi dal ricercare di osservare un particolare perché una certa letteratura mi dice che questo non posso farlo. Questa è la cosa più incredibile che può succedere a un sedicente ricercatore. Allora, due sono le cose: o ci poniamo davanti a questo problema, che è affascinante, perlomeno mi affascina, sotto quindi il profilo della ricerca, dell'interesse. A me interessa fare ricerca per un puro piacere personale, perché mi interessa, perché io da 30 anni che osservo e ho fatto dell'astronomia la mia ragione di vita, eccetera. Oppure facciamo polemica. Se facciamo della ricerca, allora possiamo dire di far scienza, cioè ci chiediamo genuinamente delle cose. Se facciamo polemica, noi non facciamo nulla, perché la polemica non è né scienza né antiscienza. La polemica è polemica, lascia un terreno bruciato, lascia la strada che trova. E francamente è un qualcosa che è controproducente, sia per il pensiero che per l'intelligenza. Ed ecco che allora, farò un esempio, io non sono riuscito a inserirlo nel libro, perché praticamente è in stampa, ma c'era un collaboratore di Lord Ross che era un convinto dogmatico assertore della risoluzione in stelle a tutti i costi. Cioè questo signore, che aveva delle motivazioni religiose, lui pensava che nebulosa, non stelle, ma gas, semplicemente del gas interstellare, significava dire Dio, il creatore o chi per lui, ha comunque lasciato un'opera incompiuta. E per cui queste sue motivazioni dogmatiche, religiose, doveva asserire a tutti i costi che le nebulose erano risolvibili. Lui frequentava, io mi immagino già Lord Ross, ogni volta che se lo vedeva arrivare diceva no, l'altra volta lui no, lo vedeva arrivare da lontano, diceva per favore dite che sono morto. E quando il Leviatano è stato approntato nel marzo del 1845, c'era anche questo signore, si chiamava Thomson Robinson, che era un collaboratore di Ross e aveva risolto praticamente tutto. Questo ha risolto la 42 e è andato a osservare la M51 a telescopio, a Leviatano ultimato, nel marzo del 45. Non l'ha mica vista la spirale Lord Ross, non parla della struttura spiraliforme nel marzo del 45, perché doveva stare dietro a questo signore che gli ha fatto utilizzare una caterva di ingrandimenti, perché doveva andare a risolvere in stelle M51, e c'è anche riuscito, almeno dice lui. Questo perché lui si appoggiava alla teoria del suo tempo, una delle teorie più in voga, cioè che tutte le nebulose erano risolvibili. Ecco, io non dico di non vedere le teorie, per carità, teorie sono importanti. Infatti in questo terzo capitolo io e Giancarlo Favro ci siamo posti la seguente domanda. Va bene, abbiamo analizzato le caratteristiche tecnico-matematiche di una certa impossibilità di vedere dei toni cromatici, ma per il fatto che io non sono l'unica persona sul pianeta Terra ad averli scorti e da scorgerli, per il fatto che ci sono decine se non centinaia di persone che gli strapparti con telescopi da 60 e più centimetri di diametro addirittura vedono del colore rosso in M42, ecco, una persona che è realmente genuinamente interessata, no? Mossa da genuina curiosità, non da polemica, perché sennò veramente lì lasciamo veramente la strada che trova. Allora si chiede, va bene, la teoria dice questo, ma arrivato a questo punto la teoria dice veramente tutto? Dice Einstein, quando non è che Einstein, quando ha fatto la teoria, quando ha ideato la teoria della relatività, non c'era la fisica, c'era la fisica, eppure ha stravolto la fisica del suo tempo, perché ha detto sì, la fisica mi dice questo, ma sarà poi tutto vero quello che mi dice la fisica accettata dalla comunità degli scienziati? Ma come, la scienza non mi insegna a mettere in dubbio? Allora io utilizzo questo dubbio,
Ecco, in questo terzo capitolo noi invitiamo ad utilizzare questa caratteristica, che è propria dell'essere umano, amici, che è la caratteristica del dubbio. Altrimenti diventiamo dogmatici. Boh, non me lo dire, tanto quello che mi dici, qualunque cosa tu mi dici, non mi fa cambiare idea. Cioè, allora lascio a voi ogni possibile commento. Il capitolo quarto ed ultimo tratta invece, infatti si chiama Prima e Dopo, il passato si confronta con il presente. È un capitolo interessante, sempre a mio avviso ovviamente, poi lo deciderete voi se il capitolo ed il libro sono interessanti. Noi trattiamo tutta una serie di oggetti celesti, e li trattiamo alla luce della di quanto sono riusciti a osservare gli osservatori del passato, in base a quello che conoscevano, in base alla conoscenza dell'epoca, quindi astrofisica. Facciamo un esempio, così ci capiamo. Noi possiamo osservare, possiamo visionare, più che osservare, dei disegni di oggetti celesti, anche famosi. La 42, si parla della 42, ma andiamo la M17, la M8, la M20, eccetera. Noi visioniamo la M1, questi oggetti disegnati nel passato, da Lord Ross, da Lassell a Malta, dagli Herschel, dal capitano, dall'ammiraglio Smith, scusate, e da altri. Noi possiamo vedere che lì c'è l'impronta mentale di ognuno di loro, perché questi osservatori avevano come unico canale solo l'osservazione visuale, non c'era la fotografia. Io tratto di fotografia in questo libro, ma la fotografia come un elemento di prova, un elemento oggettivo alla prova del soggettivismo, che è l'osservazione visuale. Confrontiamo i disegni di questi oggetti fatti in epoca moderna, possiamo vedere una maggiore uniformità nel riportare le forme di questi oggetti, ma noi ne vediamo le fotografie. Loro che non potevano visionare fotografie profonde, non le potevano vedere. Ecco perché loro avevano a disposizione, potevano usare solo quello che avevano: i moderni trattamenti, i trattamenti antiriflesso, i filtri interferenziali, e noi ce li abbiamo. E se io voglio combattere l'inquinamento luminoso, posso utilizzare un filtro interferenziale e buonanotte, e combatto l'inquinamento luminoso. Messier, l'unico modo che aveva Messier di combattere l'inquinamento luminoso era quello di prendere le gambette, tippete tappete, e andarsene fuori da Parigi. Non potevo utilizzare il filtro Deep Sky, perché il filtro Deep Sky semplicemente non c'era. Questa è l'ultima parte che noi trattiamo in questo libro. Ovviamente poi il libro si conclude con una galleria fotografica che riprende le immagini a colori presenti all'interno del libro, perché nei miei due precedenti libri c'è le immagini a colori spettacolari fornite dagli amici dai Margaro, da Daniele Cipollina, da Lorenzo Comolli, da Fatti Innanzi, da Gimmi Ratto, da Stefano Orlandi e dagli altri amici che sono stati così gentili da darmi queste incantevoli immagini. Sono state trattate un po' maluccio, nel senso che in bianco e nero non è come il colore. In questo ultimo libro invece abbiamo deciso di dare un po' di lustro e un po' di giustizia anche a queste foto che sono presenti all'interno del testo in bianco e nero, però poi possono essere ammirate a colori, ne vale la pena. Io concludo questo mio intervento con un mio pensiero sul libro e un po' sull'astronomia. Cioè, io ho detto prima che è da 30 anni e oltre che mi occupo di questa materia, quindi per me l'astronomia è un qualcosa di fondamentale. Ha un carattere formativo e informativo, è un qualcosa quindi che va affrontato in una maniera seria, onesta. Se io sono onesto posso sperare di mandare avanti qualunque cosa. Se io comincio ad essere disonesto, non, perché comincio a falsare i risultati. Quindi per me è importante questa onestà di fondo, proprio perché mi interessa la materia che faccio. Quindi affrontiamola pure con serietà. Un consiglio che mi permetto di dare, se posso, è di non affrontarla con la seriosità. Perché un conto è la serietà che ci permette di fare dei passi
e di fare dei lavori interessanti, di condividerli e in definitiva anche di fare della scienza, da non confondersi appunto con la seriosità, che diventa tutto cupo, diventa tutto serio, serio per giunta, serio, serio a tutti i costi. E la seriosità ammazza la leggerezza. Se le farfalle fossero seriose, non volerebbero da un fiore all'altro. Quindi mi permetto di consigliare di affrontare questa materia nella migliore delle intenzioni, con serietà, ma evitare, se possibile, la seriosità, che in definitiva ci appesantisce. Io finisco qui il mio intervento, vi ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito fin qua e magari ci rivedremo in un'altra occasione. Grazie a tutti e buonanotte.